Caro Papa Francesco, sono Don Ben, direttore della Caritas Diocesana di Roma. Sono qui per provare a raccontare e testimoniare brevemente l'esperienza che segna a me e molti degli operatori, volontari e animatori parrocchiali. Non è mia intenzione di raccontare in tono idealistico il nostro servizio, ma con sguardo di speranza sì. Quotidianamente tutti noi incontriamo situazioni e drammi talmente complessi e dolorosi che l'impotenza potrebbe afferrare il nostro cuore. Siamo sopraffatti a volte dalle richieste e marchiati nel cuore dal dolore per non riuscire a farvi fronte. La folla è numerosa, variegata, e ci troviamo a volte nella situazione dei discepoli che dicono al Signore: 200 denari di pane, 200 denari di pane non basterebbero perché ciascuno abbia un pezzo. Ed ogni volta che questo capita, rinnoviamo la nostra obbedienza al Signore, che dopo aver chiesto quanti pani avete, comanda: fateli sedere. Ecco, il farli sedere per noi il primo passo del servizio. Il resto poi decorre in maniera più semplice. Ma come far sedere le centinaia di migliaia di anziani che vivono soprattutto la solitudine nelle loro case? Come far sedere le migliaia di persone che vivono per la strada? Molte di loro poi sono portatori di povertà molteplici, sono spezzate dentro. Come far sedere le migliaia di persone che vivono nelle periferie, che gridano, che chiedono lavoro, attenzione, casa, compagni di fiducia nel quotidiano? Come far sedere le migliaia di giovani smarriti, prigionieri dei social, manipolati anche dal mondo politico? Come far sedere le vittime del gioco d'azzardo, i portatori di handicap? Come far sedere le popolazioni delle carceri e poi i Rom, che poi sono gli ultimi degli ultimi? Ma vede, Santità, noi, come tutte le realtà ecclesiali e non che si dedicano agli ultimi, proviamo a farlo lo stesso tutti i giorni, e non perché abbiamo trovato il pane per tutti. Tutt'altro. Lo facciamo perché abbiamo fame di condividere con loro il pane materiale e umano, e forse riusciamo sì a donare a loro qualcosa, ma sperimentiamo sempre la fame di ricevere qualcosa da loro. E cosa mai ci possono dare queste categorie di persone che chiedono? Lo dico con forza. Tutte queste categorie, tutte quelle altre anche nominate già, ci insegnano il valore della vita, terrena ed eterna. Ci insegnano cosa significhi resilienza di vita, dignità e capacità di vivere con ciò che si ha. Sì, caro Papa, ci insegnano la vita. E quante volte un incontro, una storia ascoltata, un dramma che ci viene consegnato ci riempie il cuore. Quante volte torniamo nelle nostre case con il cuore gonfio di dolore per il loro dolore, ma allo stesso tempo gonfio di una determinazione maggiore e forza a non rassegnarci, a continuare a fare la nostra parte per l'edificazione del regno e il servizio degli ultimi. Quante volte torniamo ai piedi del Signore portando il dolore raccolto e nello stesso tempo benedicendolo per l'onore che ci ha dato di vivere, di amare e di servire. Mi permetta di raccontarle brevissimamente una storia per spiegare meglio le mie parole. Qualche tempo fa ero al semaforo per attraversare la strada. Ho visto con la coda dell'occhio un ragazzo, sarà stato sui 20 anni. Si è fermato vicino al cassonetto dei rifiuti, l'ha aperto ed ha cominciato a frugarvi dentro, con lo sguardo soprattutto. Ad un certo punto ha teso la mano e ha estratto un pezzo di pane, l'ha ripulito e l'ha portato alla bocca come se fosse un boccone prelibato, senza colpo ferire.
A questo punto immagini lei, immaginate anche voi, ciò che si è scatenato dentro di me. Vergogna, perché una società come la nostra ancora permette queste cose. Vergogna perché spesso non riusciamo più a provare vergogna. Indignazione e rabbia. L'ho fissato per qualche istante negli occhi e ho visto che aveva uno sguardo sereno. Le mie emozioni si sono mescolate ulteriormente, tramutandosi in curiosità, stima, desiderio di conoscerlo. Ed invece non ho avuto il coraggio di chiedergli nulla. Poco dopo il ragazzo è andato via, si è voltato dall'altra parte, io non ho avuto la forza di corrergli appresso e dirgli: fermati per favore, stai con me, raccontami di te, chi sei, da dove vieni, qual è il segreto del tuo cuore, com'è la vita, come si può vivere raccogliendo il pane dal cassonetto senza indurire il cuore. Insegnami per favore la vita. Era questa la sensazione scatenatasi dentro di me. Ecco, santità, ogni giorno ci confrontiamo con realtà simili, ogni giorno il Signore si rende presente a noi attraverso gemme simili. Lungi da me voler enfatizzare i poveri, la povertà non è una passeggiata o un divertimento, ma è una realtà che segna duramente e graffia nel profondo. Ma credo che non sia neppure una colpa che si debba tramandare di padre in figlio. E anche se attorno a noi ci sono voci che vorrebbero far spazio solo ad una lettura negativa sui poveri, voci che sbeffeggiano o addirittura ci accusano perché ci dedichiamo agli ultimi, io vorrei dire con forza: servire i poveri per noi tutti, è sempre occasione di ricevere la buona notizia in maniera fresca e autentica. Quando poi insieme a loro ci mettiamo seduti anche attorno al banchetto dell'Eucaristia, la nostra gioia è piena. Grazie. Grazie. Quella lettera è passata alla prefettura e ti diranno l'appuntamento per quella gente. Grazie.